Alpi, eccetera. La fine della città significa veramente la fine dell'impero romano, nel senso che l'impero romano era stato una civiltà della città, laddove l'impero conquistava, costruiva città con funzioni militari, commerciali, amministrative, e attorno alla città spianava la natura per l'agricoltura in funzione della città. L'agricoltura civitas per i romani era la città e il contado, l'agricoltura era tutta funzionalizzata alla città. Le città non ci sono più. Laddove ci sono, città come Roma, come Parigi, non superano i 20.000 abitanti, sono praticamente borghi. E, per esempio a Roma, qui vediamo il Foro Romano, che si è gradualmente interrato, e viene chiamato Campo Vaccino, perché ci pascola.